Grazie Presidente. Dunque, fra gli indicatori che, di contesto individuiamo la percentuale di boscosità delle aree pianura pari al 3% del territorio a nord dell'Emilia. 3% del territorio completamente antropizzato, caratterizzato da una diffusione costante di insediamenti urbani e rurali con una densità abitativa molto elevata, costellato di insediamenti produttivi, industrie, strutture residenziali, centri commerciali, uffici, edifici di stessi servizi e così via. Un territorio fortemente utilizzato e impiegato in attività economiche tradizionali. E il paragrafo 1.2 del piano delinea una tendenza nel nostro Paese al recupero delle superfici boschive opposta al processo di depauperazione del patrimonio forestale in corso nel mondo. Questa trasformazione, a pagina 2 leggiamo infatti che dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi le foreste italiane sono pressoché raddoppiate, quasi un terzo della superficie nazionale coperta da boschi. Questa trasformazione è legata sia a interventi di riforestazione effettuati massicciamente nella seconda metà del secolo scorso, sia soprattutto ai processi naturali di espansione del bosco su ex coltivi o pascoli abbandonati. Secondo i dati provenienti dalle carte forestali provinciali, nelle nostre regioni i boschi hanno raggiunto una superficie di 543.000 ettari e complessivamente si arriva a 611.000 ettari, conteggiando anche le aree a vegetazione legnosa. Nelle stesse premesse del piano, a dirci che pur a fronte di un generale incremento delle estensioni boschive, la nostra regione sembra divisa in due. In colline, soprattutto in montagna, le foreste si stanno riprendendo i loro spazi, mentre nell'area di maggiore criticità sul piano della qualità ambientale è costituito dalla pianura, dalla sezione di Valpadana posta fra la Via Emilia e Po e il mare. Consideriamo che questa stessa area delle mappe proposte dall'Agenzia Europea dell'Ambiente è contrassegnata da una vasta macchia rossa, indice di una scadente e pericolosa qualità dell'aria, con un primato non invidiabile in Europa, condiviso con le zone dell'industria pesante, siderurgica e mineraria fra Polonia e Repubblica Ceca. È evidente il rapporto tra la forestazione, l'assenza o esiguità delle aree boschive, criticità ambientali, scadente qualità dell'aria, consumo del territorio. Ricordiamo che il consumo è un concetto diverso dall'uso del territorio, poiché il consumo esaurisce le risorse, ne riduce e ne impoverisce sul piano della qualità, mentre l'uso significa la consapevolezza, la rigenerazione e la sostenibilità. E questo è in questo contesto rispetto al quale va costruito il piano forestale 2014-2020. Un contesto nel quale il bosco appare ridotto a una dimensione residuale, non ecosistemica, se il bosco è un bene comune, come afferma il titolo 2 nella sezione del piano, dobbiamo avere la consapevolezza di ritenerlo un bene ormai raro e a rischio, almeno nella nostra pianura. Opportunamente il piano forestale regionale insiste sui servizi e sulle funzioni ecosistemiche del bosco, sul suo valore economico, diretto o indiretto, sull'esigenza quindi di tutelarlo e consolidarlo. Una risorsa fondamentale, visto che è un bene, una risorsa di tutti, visto che è comune, da cogliere nel suo valore produttivo, regolativo, economico e non certo solo come un ambiente bello, piacevole da tutelare specifiche limitazioni, limitate riserve. Insomma, una risorsa da vedere, da vivere, non come se fossimo di fronte a un bosco delle favole, ma meraviglioso e lontano e perfetto. La considerazione di fondo, la visione degli obiettivi per le strategie regionali che si regolano nella premessa del piano, premessa condivisibile, confermata dagli allegati che costituiscono il quadro conoscitivo, ci propongono l'esigenza di vivere il patrimonio forestale regionale in modo diverso dal bosco delle favole. Misterioso, impenetrabile, sacro, separato dal mondo alla luce del sole, un bosco un po' santuario, un po' rifugio. Questa visione deve cambiare, deve essere modificata e il piano forestale deve portare a questo. Ma la realtà in cui ci confrontiamo è diversa, così che in Emilia Romagna troviamo soprattutto boschi delle favole che esistono, coprono superfici importanti, spesso sono ben curati, protetti e tutelati, ma sono presenti quasi solo in quella parte precisa della regione, lontana dai grandi centri produttivi, della Via Emilia, dalle arterie della pianura e del litorale, come se la regione fosse divisa in due grandi ambiti, quello dove si vive, si lavora, quello dove si può proteggere l'ambiente, ci si vive sempre meno, come dimostrano i trend demografici della nostra montagna, e non ci si lavora più, o quasi, come testimoniano le crisi e le chiusure correnti delle imprese del nostro Appennino, della bassa del pianura del Delta.
cosicché di nuovo torna alla mente la mappa della qualità dell'aria con grande macchia rossa del triangolo della Valpadana. In altri termini, la realtà che percepiamo muovendoci nella nostra regione, che vediamo soprattutto nelle mappe dell'uso del suolo, gli insediamenti produttivi, la qualità dell'aria, il tessuto urbano, eccetera, è una realtà in cui si coglie una separazione netta. Dove si vive, si lavora ancora, il bosco è assente, dove si vive di più, dove non si vive più, o quasi, dove i paesi si spopolano, le aziende, i negozi, le scuole, gli ospedali, i servizi alle persone, alla fine le case chiudono, porte e cancelli, e lì il bosco c'è, e ancora, e addirittura tende a crescere. Se è così, l'obiettivo vero del piano dovrebbe essere un altro, quello di invertire questa tendenza, di rendere la presenza boschiva la parte costante del paesaggio della pianura, elemento integrante della sua economia, della sua quotidianità, contribuendo inoltre con il suo valore rigenerativo alle complessive insufficienti strategie per il miglioramento della qualità dell'aria. Non possiamo chiedere al piano forestale di interrompere l'esodo della montagna, certo no, o di risolvere i problemi economici, occupazionali, demografici di larghissima parte del territorio sud della Emilia. Non possiamo chiederlo, anche se in realtà si dovrebbe pensare al piano forestale come una parte integrante di un programma per la ripresa dell'occupazione, la diversificazione produttiva, la specializzazione territoriale. Anche se fra gli indirizzi il piano, fra le azioni, gli indicatori di monitoraggio dovrebbe dare uno spazio di opportunità economiche e occupazionali per le strategie delle foreste, possono essere diversi, rivestite per la montagna, la collina, l'area intera della regione. Possiamo e dobbiamo però chiedere al piano di contribuire alla programmazione territoriale, ambientale e economica della pianura. Dobbiamo inserire ed integrare il piano complessivo e strategie regionali per l'aria e la qualità urbana. Dobbiamo rendere il bosco normale, una presenza quotidiana, farlo scendere dalla montagna, dalla valle e renderlo vivo nella quotidianità delle pianure. D'altro canto, proprio Robert Costanza, ampiamente citato e richiamato nel piano, insiste sul fatto che l'economia ed l'ecologia sono direttamente connesse e che anche il loro significato non è diverso. Tuttavia, se proseguiamo la lettura del piano ed abbandoniamo l'affermazione delle premesse, delle prime sezioni, ci confrontiamo con un contesto molto diverso, soprattutto nelle sezioni dedicate alle risorse finanziarie, alle azioni di monitoraggio, ai risultati attesi e ai sistemi di governo di partecipazione del piano, sezioni che raccontano invece una storia diversa, non quella del bosco e delle favole, ma della favola del bosco. Sì, perché quando dalla descrizione delle criticità, dalla definizione degli obiettivi generali coerenti con la linea delle guide del PSR e altri strumenti programmatori europei passiamo alla realtà dei numeri riportati nella sezione delle risorse e agli indicatori di risultati stabiliti nel piano, di fronte a questo io unisco le loro finalità diverse ed esiste esiti incerti, fumosi, misurati rispetto al piano ma non rispetto al contesto che dovrebbe essere determinato dal piano stesso. È la stessa impressione si matura se si prende in esame il modello di partecipazione di governance proposto. Una governance fatta composta dalle medesime platea di enti istituzionali. La si può forse chiamare sistema di relazioni, ma non è un sistema di partecipazione viva e reale. Non è aperto, non ha scambi in dare o avere con i singoli cittadini, le singole imprese, i singoli professionisti o le associazioni. Anche in questo caso le dichiarazioni scritte e annunciate sono molto diverse da ciò che viene praticato realmente. Il risultato è un piano che ha intenzioni importanti, va detto e riconosciuto. Propone una accurata conoscenza della realtà, ma si dimostra privo di ambizione. Non c'è un fattivo reale e concreto supporto nel arrivare agli obiettivi che si prefigge. È un'ambizione di prospettiva, ma temiamo di scarsa efficacia.